La famiglia De Palma emigra negli Stati Uniti alla fine del 1800. Il primo luogo importante in cui la famiglia si sistema è a Brooklyn, che in quegli anni, parliamo della fine del 1800, era uno dei quartieri più poveri di New York. Pietro De Palma, a Biccari, nella sua terra natale, si occupava di agricoltura essenzialmente, portava i carretti, si occupò anche di macinare il grano. Ed è anche un po' strano come abbia potuto inventarsi dal nulla, arrivando a New York, un nuovo mestiere, cioè quello di barbiere. Apre questo barber shop, lui conduce l'attività, lo aiutano anche alcuni dei suoi figli. Quando Ralph comincia ad aiutare.